YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video. Come potete vedere, ho qua tutti i miei attrezzi che utilizzo per la cura del tappeto erboso. Infatti, siccome molti di voi mi hanno chiesto perché non riproponi un video mostrando appunto tutti gli attrezzi che utilizzi per la cura del tuo giardino, e oggi vi volevo appunto mostrare questi attrezzi qua, dedicati solo ed esclusivamente per la cura del tappeto erboso e comunque per la rifinitura. Allora, qui come potete vedere alla mia destra abbiamo tutte le macchine da taglio, compreso il trattorino. Qui davanti attrezzi per bordare e rifinire. Qua a sinistra macchine per i trattamenti e la concimazione. E poi vari attrezzi, insomma, per quando si fanno i top dressing, livellamenti, eccetera, eccetera. Ne ho approfittato oggi per fare questo video perché si sono abbassate un po' le temperature, è nuvoloso, non c'è quel sole bestiale che non mi avrebbe permesso neanche di riprendere. Da domani dovrebbe anche piovere, quindi speriamo bene. Quindi partiamo con macchine da taglio. Qua a destra, che poi avete anche già visto, ma ve le faccio rivedere perché intanto lo so che siete curiosi e vi piacciono queste cose. Qua abbiamo macchine da taglio elicoidale, ne ho tre esattamente. La manuale web 12R, che è richiestissima, introvabile, da 30 cm, con un piccolo rullo elicoidale a 5 lame. Qui abbiamo la mia Allet Liberty 43 con rullo da 10 lame, qua rullo da 6 lame e qua abbiamo il Verticat che già vi ho mostrato. Qua la Lawnmaster 500 eliquidale sempre a 6 lame, in questo caso a motore, la Liberty a batteria. Quindi questa ovviamente sono dotate tutte e tre di cesto di raccolta, perché spesso me lo chiedete: ma non raccogli? A volte non raccolgo perché taglio proprio poco, quindi è come se facessi una sorta di mulching, mettiamola così, anche se proprio mulching non è, però hanno tutte il cesto di raccolta. Dopodiché, altra macchina da taglio rotativo, qua abbiamo il mulching Marina System, il grinder, con ruote pivotanti che avete visto nel video. Bellissima macchina, soprattutto eccellente con il taglio e con il mulching. Ne manca una che non ho qua ed è il Sabo Mulching. Poi ho anche altri rasaerba, ma non li ho tutti qua perché non me ne farei niente di avere tutte macchine qui. Qua il top di Ego Power, secondo me il 47 cm 1900E, che io amo tantissimo. Secondo me è la macchina perfetta che Ego Power ha fatto, perché è leggera, poi c'è il rullo posteriore opzionale, taglia benissimo e aspira benissimo, è comodissima, la potete ripiegare, è eccellente, a me piace tantissimo e mi trovo benissimo con questa macchina qua, quindi con raccolta. Dopodiché trattorino LT1 Coupe Cadet, che fa solo mulching o scarico laterale, anche questo lo uso più che per il tappeto erboso, sì, lo uso nella parte del terreno dove ho comunque diciamo erba da tagliare, ma anche nell'olivetto, quindi prato misto, mettiamola così, rustico. L'ho utilizzato anche qua a tagliare la bermuda, ma anche la festuca che avevo, è sempre utile perché poi comunque ha più motore, riusciamo a fare anche un taglio basso e ovviamente poi dobbiamo andare a raccogliere tutto quanto. Partiamo con i decispugliatori, quindi accessori per la bordatura. Qua ovviamente ho i miei occhialini protettivi e qua ho per l'estate i parastinchi molto comodi che spesso mi avete visto utilizzare, soprattutto là poi dove ci sono sassolini sul tappeto erboso, non è che ce ne siano tanti. Reciprocatore STX 3008 di Ego Power in carbonio. Questo necessita dello zainetto portabatteria, vedete qua, possiamo attaccare anche il decispugliatore a filo oppure l'accessorio reciprocatore, che per fare i bordi e rifinire è eccellente, ma anche per lavorare sulla ghiaia. Qua abbiamo il multifunzione PH1400E, in questo caso è dotato di decispugliatore, ma ci possiamo attaccare tutti gli attrezzi che vogliamo. Qua ho il trimmer light, il supporto, molto comodo da utilizzare quando vogliamo lavorare in verticale. Qui abbiamo il nuovo modello di Ego Power, l'STA 1600, con la testina Power Load che ci permette di
ricaricare il filo in automatico, anche questo carbonio, ultraleggero, comodissimo, figata pazzesca. Qua il bordatore verticale a lama, oltretutto consumata, la devo anche cambiare per fare rifinire bordi e aiuole. Soffiatori, quindi uno molto bistico della Greenworks, ovviamente molto piccolo, aspira le foglie anche, lo utilizzo con la stessa batteria che monto su quel sull'elicoidale Allet Liberty, ma anche con l'idropulitrice che ora non ho qua. Qua ho un modello di soffiatore Ego Power che ancora non vi ho mostrato, ma ve ne parlerò a breve, anche perché tra un po' arriverà l'autunno e testeremo la potenza di questo soffiatore. Non vi anticipo nulla perché sennò non è giusto, ve lo faccio solo vedere così e poi ve ne parlerò in un prossimo video. Macchine per i trattamenti e concimazioni, tutte a batteria tranne questa che è in acciaio inox inossidabile che è manuale, questa della Geotech a batteria da 18 litri. Qua dietro abbiamo quella carrellata che possiamo utilizzare anche a spalla con la barra per lavorare principalmente sui tappeti erbosi della Volpi, questa se non sbaglio da 15 litri piena, sì. Dopodiché carrellino spandiconcime della Stoker che mi vedete utilizzare spesso, soprattutto da quando ho questa bermuda, i due carrellini manuali, uno della Evergreen, il Wiz, e questo è della Einel a batteria, sempre tutte e due. Poi qui davanti ho alcuni attrezzi che utilizzo nel campo da golf, questo appunto per misurare l'altezza di taglio, questo lo utilizzo ovunque per carotare il terreno e controllare la radicazione, comunque anche campionare il suolo, rifinitore di buca, una spazzola per spazzolare il tappeto sia da green ma anche questo per togliere ad esempio la rugiada al mattino, carotatore manuale. Qua abbiamo il Livellan appunto per fare il top dressing o livellare il terreno, vari rastrelli, l'estirpatore meccanico, questo qua per togliere le erbacce, poi il cambiabuca e rastrelli per le foglie, insomma tutto questo per pulire il tappeto erboso, eccetera eccetera. Ovviamente mi manca il Verticat l'arieggiatore che non ho qua perché quelli li uso poche volte l'anno, quindi quelli li andremo a utilizzare a breve se dobbiamo fare arieggiature sui tappeti erbosi danneggiati. Insomma, gli attrezzi principali che utilizzo per la cura del tappeto erboso sono questi qua. La maggior parte sono quasi tutti a batteria, non che a me non mi piacciono gli attrezzi a motore, però ultimamente mi sto trovando bene con gli attrezzi a batteria. Ovviamente con Ego Power vado da Dio perché in questi anni, vi parlo da quando ho conosciuto il marchio Ego Power, quindi più di 5 anni già, mi trovo benissimo sia a casa che a lavoro, non ho mai avuto problemi, mettiamola così. Ovvio che si stanno migliorando anche coi pesi degli attrezzi, man mano che si va ovviamente si apportano le migliorie anche grazie a noi utilizzatori che poi diamo anche i consigli e appunto ne testiamo l'efficienza tutti i giorni, quindi diciamo che con loro mi trovo bene, ma anche con tutti gli altri attrezzi. Ovviamente si arriverà ad avere macchine a batteria super prestanti che andranno a superare secondo me anche le macchine a motore. Non si sa quanto dovremo aspettare poi per arrivare a motori a brushless, comunque dotati di batteria, prestanti veramente da fare lavori poi eccellenti. Comunque queste sono tutte le macchine che io utilizzo sul tappeto erboso, bordare aiuole, rifinirle, eccetera eccetera. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Se avete domande su qualsiasi attrezzo, chiedete pure, scrivete sempre qua sotto, cercherò di rispondere a tutti. A breve farò altri video sui lavori nel tappeto erboso che arriveranno, insomma ci saranno tante novità, vedremo la bermuda che andrà in dormienza, quando ci andrà, quanto ancora la taglierò, quanto ancora la concimerò, insomma, e tutti i problemi che poi arriveranno con l'inverno, anche perché sarà un inverno forse un po' particolare,
visto questo cambiamento climatico che più si fa sentire e spesso sta causando diversi danni. Quindi vedremo un po'. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, mi raccomando, se volete seguirmi attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche e gli aggiornamenti. E poi pagina Facebook e Instagram Greenhouse Italia e vi aspetto con un prossimo video. Ciao!